Ondrošči, sođeli tron s tobom, jevončaj mje svič bez svih dječi. Oto slovo Božo. Apologia in greco significa difesa. E l'altra sollecitudine è quella propositiva missionaria, cioè di esporre i contenuti della fede in un linguaggio. Questo veliardo lo mise di prima in crisi a soddisfare con le sole sue forze la sua aspettative profeti di persone a cui rivolgersi per trovare la strada di Dio e la vera filosofia. Nel concedarlo, l'anziano le esortò alla preghiera perché gli venissero aperte le porte della luce. Il racconto adombra l'episodio cruciale della vita di Giustino al termine di un lungo itinerario filosofico di ricerca della verità, egli approdò alla fede cristiana. Fondò una scuola a Roma, dove gratuitamente iniziava gli allievi. Giustino, pur conservando anche dopo la conversione grande stima per la filosofia greca, asseriva con forza e chiarezza di aver trovato nel cristianesimo l'unica, sicura e proficua filosofia. Giustino e con lui gli altri apologisti si garano la presa di precisione netta, non la consuetudine. Si nota in proposito che il termine consuetudo impiegato da Tertulliano in riferimento alla religione pagana, questo è tradotto nelle lingue moderne con le espressioni moda culturale, moda del tempo. In un'età dell'Assunzione della Chiesa del Santo in alla fine della